volto è il volto dell'essere umano, ma è anche il volto dell'animale, è il volto degli esseri viventi che sono in grado attraverso il volto di avere una propria identità, di avere una personalità. È evidente che forse non avremmo mai fatto uno spettacolo che si intitola Il volto se non avessimo vissuto 2 anni di copertura dei nostri volti, forzata, legata appunto alla pandemia. Quindi la riflessione sul volto è una riflessione proprio sulla possibilità di vedere il volto degli altri e quanto il volto rispecchia l'anima delle persone. La cornice è sempre tra le più suggestive, il cimitero germanico della Futa tra Bologna e Firenze, che da anni ospita i magici spettacoli teatrali di Archivio Z, dove lo spettatore vive dentro alla scena, muovendosi nello spazio con essa. Dopo il rifiuto da parte della Germania per la rassegna dello scorso anno, la prima estate in pandemia, quest'anno c'è stato il ritorno. Ma Archivio Z nel frattempo ha legato i suoi spettacoli a un'altra location che emoziona, Villaldini, sulla prima collina bolognese, in un progetto di residenza artistica e rigenerazione urbana. Villaldini è stato un progetto ed è un progetto molto importante pensato in collaborazione col Comune di Bologna, perché Villaldini è un luogo che ha bisogno di essere recuperato e quindi per attirare un po' di attenzione, un po' di finanziamenti, un po' di insomma, interesse sul luogo abbiamo iniziato l'anno scorso. E lì quindi abbiamo immaginato di rimettere in scena la nostra Antigone, che era stata anche qua alla Futa, e abbiamo pensato che quello potesse essere un luogo dove mettere in scena un lavoro. Poi ci siamo innamorati, perché lavorando in quel luogo poi durante l'inverno abbiamo fatto una serie di riunioni con l'assessorato, con il settore cultura del comune, e abbiamo tentato di immaginare un futuro per Villaldini, e quindi abbiamo partecipato al bando Bologna Estate e abbiamo proposto un cartellone veramente molto ampio, perché va da aprile a ottobre, e con veramente un grande impegno e una squadra di persone che lavorano insieme a noi siamo riusciti a proporre tantissimi eventi, tra presentazioni di libri, letture, piccoli concerti, piccole cose, e poi abbiamo lavorato tantissimo alla creazione di questo, che è il nostro ultimo lavoro e che è appunto dedicato al nostro progetto triennale che si chiama Topografia Dostoevskij. Una villa ottocentesca in quel caso è perfetta per accogliere questo lavoro. Poi traslato alla Futa ovviamente ha dovuto subire qualche metamorfosi, qualche cambiamento, ma rimane il lavoro che noi conduciamo sulla natura umana. È una tavola lunga 2 metri per 30 centimetri. Di un riflesso morto, vitreo. Saremo qui al cimitero militare germanico del Passo della Futa fino al 15 agosto, tutti i giorni alle 18, e poi riprenderemo dal 19 al 22 agosto a Villaldini a Bologna, e poi faremo altre 2 date a metà settembre, ancora da definire, sempre a Villaldini. Sono repliche molto importanti, perché in questo momento, come sapete, c'è l'obbligo del Green Pass, la prenotazione obbligatoria sul nostro sito www.archivioz.eu e presentarsi con il Green Pass.